Una donna non si tocca neanche con un fiore, ma è un fiore, la mimosa, appunto, a rappresentarla e a diventare simbolo del progetto che ne prende il nome. Contro l'occhio nero, contro l'offesa psicologica e la violenza economica ripetute nel tempo e a favore di chi ne è vittima si schiera anche l'Associazione Farmaciste Insieme, da cui il progetto Mimosa è ideato. A collaborare all'iniziativa la rete Vision, Osservatorio di Vittimologia, e ad appoggiarla Federfarma Roma e il Ministero della Salute, che scendono in campo convinti dell'inquietante primato che il Lazio e Roma detengono, entrambi in cima alle classifiche nazionali per violenza sulle donne e femminicidi. A spingere la capitale ad abbracciare il progetto anche il riscontro positivo ottenuto a Napoli, dove ha avuto origine 2 anni fa. Il progetto nasce in circa 100 farmacie napoletane, con delle brochure, con all'interno un piccolo vademecum e dietro una serie di numeri telefonici a cui le donne si potevano rivolgere. Abbiamo visto che le brochure sparivano, non si sapeva chi le avesse prese. Questo perché? Perché poi lo abbiamo imparato sul campo, le donne prima di denunziare vogliono conservare il totale anonimato. Mimosa, dopo Napoli e Roma, potrebbe attecchire anche nel resto d'Italia e in questo il patrocinio del Ministero ha un ruolo di primo piano. L'iniziativa verrà inaugurata il 22 aprile, prima giornata della salute della donna, istituita dal ministro Beatrice Lorenzin, per richiamare l'attenzione su una vera e propria emergenza nazionale. Dietro la violenza delle donne c'è purtroppo un grande fenomeno culturale, quindi bisogna da una parte incentivare la denuncia, aiutare le donne a essere messe in rete una volta che escono fuori da casa. C'è un periodo di assistenza necessaria sulla famiglia, il lavoro è comunque un lavoro a monte contro la violenza. Credo che sia un fenomeno in aumento tra i giovanissimi, tra i ragazzi e purtroppo contro le donne ed è un fenomeno che va affrontato fin dalla prima infanzia. Le farmacie, quindi, diventano luoghi di informazione. Far comprendere alle donne vittime di violenza che una via d'uscita esiste, scoprire il modo di percorrerla, sono gli obiettivi primari del progetto.